Bello aggressivo ti fa andare verso alcune realtà che purtroppo esistono da una vita in Italia, quindi allora mafia, Andrangheta, sì, io mi occupo di cose positive nel mio lavoro, quindi aiuto le imprese a comunicare, a esprimersi, a trovare i linguaggi, imprese ma anche le istituzioni, anche i politici in campagna elettorale, quindi questo è il mio lavoro. Però la mia passione in questo caso, nel specifico della Calabria, è la mia sfida, è stata quella di raccontare una realtà che non vuole essere narrata, che non vuole narrazione. La criminalità organizzata calabrese non vuole farsi raccontare. E io ho detto, proprio perché essa non vuole farsi raccontare, devo trovare il modo di raccontarla, perché io sono uno che ama le suggestioni, ama. E quindi ho scoperto questa realtà e ho cominciato a raccontarla, nonostante ovviamente le forti resistenze. Sono? Direi proprio di sì, cioè degli interessati che si sono sottratti. All'inizio devo dire, parliamo di alcune famiglie di Reggio Calabria, mi hanno mandato diffide, parliamo della famiglia De Stefano, tanto io faccio sempre nomi e cognomi, ma quando io mi sono presentato e ho chiesto delle interviste a casa loro, questa non è mai successa nella storia del giornalismo italiano, sono il primo che l'ha fatta. Lo faceva anche Gio Marazzo, è vero. Ti ricordi, eh? Quindi non è vero, lui lo faceva molto meglio di me. E mi è arrivata una diffida a casa di questa famiglia De Stefano con otto avvocati che la firmavano, e io l'ho letto, ho chiamato il legale, ho detto scusi, dottoressa, troviamo un modo per... Facciamo una transazione. No! Oddio, con tutti i soldi che hanno, purtroppo, perché li fanno, sappiamo bene come li fanno, con la cocaina, con le estorsioni, con l'economia illegale, e io ho detto no, cerchiamo, me li faccia intervistare, vabbè, ma avete mandato la diffida, ci sta, ho detto. Me li faccio intervistare, non mi ha più risposto al telefono, però devo dire che hanno anche smesso di mandarmi le diffide, ma non so se sia un buon segno per me. Sei diventato simpatico allora. A proposito di questa cosa, c'è un brano estratto dal tuo canale Class Condition, guarda, vediamo. Guarda. Gentile Paolo Osario De Stefano, sono Klaus Davi, giornalista, maspediologo, da mesi seguo la sua vicenda e mi colpì la notizia quest'estate del fatto che lei fosse stato scarcerato per buona condotta e soprattutto per aver conseguito buoni risultati all'università. Tentai già allora di prendere contatti con il suo avvocato, il dottor Marco Maviglia, un grande professionista, lo definirei anche un pitbull, perché sul piano della comunicazione, almeno dal mio punto di vista, completamente inefficace. Inefficace, ma non attento ai media, perché quando fu utile per voi comunicare ai giornalisti, ai giornali, che lei aveva conseguito buoni voti, legittimamente l'avvocato Maviglia fece trapelare la notizia e tutti noi, compreso io, la riportammo, la riscrivemmo. A questo punto però mi rivolgo direttamente a lei, visto che non riesco in nessun modo ad avere contatti né con lei né con la sua famiglia. La domanda che le vorrei rivolgere è: come procedono i suoi esami all'università? Lei ha dichiarato, il suo legale ha dichiarato di aver dato 14 esami fino al 2015, anno della scarcerazione. Facendo una media approssimativa, parliamo di circa due esami all'anno o poco più. Ora sono trascorsi 6 mesi dalla sua scarcerazione, più o meno. La domanda che mi incuriosisce è: quanti esami nel frattempo sono stati dati da lei in questo periodo? Certo, in questi mesi avrà meno tempo libero rispetto a quanto ne aveva in carcere. A proposito, che lavoro fa? Questo tra l'altro è una domanda che mi incuriosisce, che mi farebbe piacere porle il giorno in cui dovessimo mai incontrarci. In attesa di avere una risposta a questi interrogativi, la prego di voler accettare i miei saluti. Klaus Davi.
Allora, le domande sono queste: si è laureato e che lavoro fa? Buona domanda. Allora, no, non è una cosa delirante come può apparire, cioè è delirante, no, scherzi a parte. E loro hanno comunicato questa cosa degli studi universitari. Tu quando, è come con il gossip, tu quando cominci a comunicare, e tu nello spettacolo ci lavori da tantissimi anni, tu quando cominci a fare i comunicati sul gossip, tu dai un segnale. Cioè tu legittimi i fotografi ad inseguirti, se no non li fai queste cose, se non le fai, certo, mai nessuno ti insegue, a meno che non sei una persona molto importante, no? Però se no, se sei mediamente un professionista, ma chi gliene frega con chi vai a cena? Loro fecero questo comunicato dicendo che lui, siccome studiava ed era bravo, ed è vero che studiava, che era bravo, e da verificare, però che studiava, insomma, era vero, e hanno legittimato noi giornalisti a saperne di più. Solo che una volta uscito dal carcere si sono completamente barricati, compreso il legale, devo dire educato, non assolutamente mai una parola fuori posto, e mi disse una frase che mi colpì molto: il legale, quello che dovrebbe tutelare il diritto in Italia, insomma, farlo interessato per il proprio cliente, ma comunque seguendo le logiche del diritto. Quindi, si ricordi che Paolo Rosario De Stefano vuole essere dimenticato? E io gli dissi: si ricordi che io voglio fare esattamente il contrario, voglio fare in modo che nessuno lo dimentichi. Vabbè, quindi non sappiamo, se si è laureato. No, perché poi io no, si può risalire tramite l'università, perché questi dati non sono coperti da privacy. Però io non ho avuto onestamente il tempo materiale. Poi l'Università Mediterranea, nella serie Trasparenza eccetera, non mi ha mai dato alcune informazioni, quindi io dovrei andare fisicamente a seguire gli esami. Questo lo potrei fare, non è detto che non lo faccia. Non sappiamo però che lavoro faccia. Possiamo immaginarlo. Va bene. Allora, però vogliamo anche sopravvivere, per cui soprassediamo. Allora.